Ciao a tutti ragazzi, io sono Andrea e benvenuti in questo nuovo video. Io sono qui per parlare di Ghost in the Shell, il film live action del 2017 tratto dall'omonimo manga di Masamune Shirow. Allora, inizio col dire che avevo tanto timore per questo film, ma veramente tantissimo. Un po' perché se ne va a toccare un mostro sacro dell'animazione e del manga giapponese, tanto che magari molti di voi non lo sanno, ma Ghost in the Shell ha ispirato i fratelli o le ormai sorelle Wachowski per la realizzazione di Matrix. Un po' perché alla regia era stato scelto Rupert Sanders. Rupert Sanders, per chi non lo sapesse, o per chi vuole anche controllare sulla pagina di Wikipedia, ha all'attivo soltanto due pellicole. Una è Ghost in the Shell, l'altra e Biancaneve e il cacciatore. E sappiamo benissimo tutti che film era. Però tutto sommato devo dire che a me il film è piaciuto. Ovviamente non sono uscito dalla sala urlando al miracolo, però ero molto soddisfatto di quanto avevo visto. Allora, per questo film è stata fatta una scelta secondo me intelligente. La trama è stata cambiata in alcuni punti per rendere la pellicola fruibile alla massa. Cosa vuol dire questo? Che molti concetti sono stati spiegati molto alla veloce e in maniera molto superficiale, giusto per poter raggiungere tutto il pubblico. Tant'è vero che secondo me, ma ho anche letto pareri su Facebook di molti miei contatti, chi non ha mai letto il manga, non ha mai visto il film e non aveva idea di cosa parlasse Ghost in the Shell è rimasto veramente contento di quanto aveva visto. La scelta intelligente qual è stata? Hanno sì cambiato alcuni pezzi di trama, ma hanno lasciato all'interno del film le scene cult dell'opera originaria. Alcune scene erano veramente identiche, spiccicate, paro paro a quanto avevamo visto nell'anime diretto da Oshii. E a me questa cosa è piaciuta veramente un sacco. Per quanto riguarda il cast invece avevamo sì Scarlett Johansson nel ruolo del maggiore, cosa che aveva portato già all'isteria internet dicendo ah ma c'è stato un whitewashing, non è orientale. Invece questa scelta di casting è stata sì fatta perché piazzarti Scarlett Johansson all'interno del film sicuramente attira molto più pubblico rispetto a un orientale a caso, ma poi il fatto che Scarlett Johansson sia occidentale ha portato sì che il personaggio del maggiore si chiami con un nome occidentale, che è Mira. Però hanno fatto anche lì una scelta intelligente che ti spiega questa cosa qui. Hanno aggiunto una piccola parte rispetto all'opera originale che ti giustifica questa cosa qui, che ho trovato veramente furbissima. Lo stesso attore che interpreta Batu, di cui non dico il nome perché non ho la più pallida idea di come si pronunci il cognome, ve lo lascio scritto qui sotto, mi è piaciuto parecchio. Onestamente non gli avrei dato un euro, soprattutto in virtù del fatto che nei primi trailer si vedeva senza gli iconici occhi bionici che comunque prende all'interno del film dopo tipo 5-10 minuti. Mi è piaciuto molto, ripeto. In più non so se è stato un effetto reso dal punto di vista della regia o altro, però quando erano nella stessa scena Batu e il maggiore si vedeva parecchio la differenza fisica tra i due. Uno era molto alto, molto massiccio, mentre la Johansson era molto più esile e bassa, appunto come nell'opera originaria. E poi c'è Takeshi Kitano, che io amo con tutto me stesso, che interpreta Daisuke Aramaki in maniera magistrale. Veramente mi è piaciuto un sacco come personaggio. Per quanto riguarda il lato tecnico, mi è piaciuto moltissimo come hanno gestito la computer grafica. Si sente appieno l'aria cyberpunk che doveva appunto trasmettere l'opera. Ci sono tutti questi ologrammi sparsi sulla città. Mi è piaciuto moltissimo il make-up, soprattutto dei robot, quelli che si vedono nel trailer delle Geisha. Mi è piaciuto gli effetti che sono stati resi su Scarlett Johansson, come, non lo so, le scene dove la stanno montando, quindi c'ha mezza faccia aperta, lì si vedono le parti robotiche sotto. Reso veramente da Dio, infatti sono rimasto molto molto sorpreso da questo lato qui. Per quanto riguarda la regia, Sanders tutto sommato se l'è cavicchiata, non c'è niente che è, anche qui faccio urlare al miracolo dal punto di vista registico, ma mi è piaciuto. I combattimenti sono chiari, si capisce abbastanza bene quello che sta accadendo all'interno del film e insomma niente di particolarmente scandaloso come poteva essere Biancaneve e il cacciatore, che oh mio Dio non me lo fate ricordare. Quindi ragazzi, io personalmente vi consiglio di andarlo a vedere, sia se siete fan dell'opera originaria, se avete visto il film di Oshii, se avete letto il manga, ma soprattutto se non avete idea di cosa parli il film, perché tutto sommato è un buon action in salsa cyberpunk. E poi, me lo sono tenuto appositamente alla fine, c'è Scarlett Johansson che per 1:40 indossa questa tutina super attillata che è praticamente nuda. Cioè abbiamo Scarlett Johansson nuda per 1:30 che fa acrobazie e si lancia, cioè
Che ve lo sto ancora a dire a fare, correte in sala, su via. Quindi ragazzi, questo era il mio parere su Ghost in the Shell. Fatemi sapere cosa ne pensate voi con un commentino qui sotto. Lasciate un mi piace al video, condividetelo sui vari social, seguitemi ovunque, cioè Instagram, Twitter, insomma, dove volete. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!